Bentornato nel mio canale YouTube. Auguro a tutti voi un nuovo giorno felice e fortunato. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è sabato 3 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Giornata super, ma sarà proprio vero? Punto con un'occhiata veloce alle effemeridi di questa chiusura di settimana sembra davvero super, la luna focosa in trigono. Mercurio in sestile e i due amanti del mito Venere e Marte abbracciati nel segno. Meglio di così. Purtroppo Saturno vi rema contro e non in senso lato, tra ieri e oggi porta avanti un'opposizione precisa al pianeta rosso, che subito rilancia sfidandolo a duello. Indubbiamente siete armati di buone intenzioni e fesse per voi tutto filerebbe liscio come l'olio, ma gli altri non sono dello stesso parere e vi danno apertamente contro, rendendovi nervosi. Chi osa contraddire il re della foresta? Non lo sento nel vostro ruggito? Contrarietà su vari fronti, a cominciare dal partner imbronciato che non condivide le vostre scelte e ve lo ribadisce con pesanti rimostranze. Difficile anche una trattativa o un'azione legale che sembrava vincente. Uomo astuto e imbonitore, probabilmente sposato o impegnato che tenterà o sta tentando di ingannarvi e di carpire la vostra buona fede. Il vostro partner potrebbe essere infedele e molto astuto nel nascondere qualche tradimento. Tradimento in vista, una persona che conoscete, magari particolarmente bene, vi sta raccontando menzogne, è particolarmente bugiarda e sta tentando un inganno alle vostre spalle. Persone sgradite in arrivo, visite noiose e pericolose. In una questione avete ragione, ma non esagerate nell'insistere, se qualcuno si deve scusare con voi lo farà a tempo debito e ne avrete soddisfazione. È il momento ideale per approfondire delle amicizie che ti stanno particolarmente a cuore. Ricorda che dall'amicizia spesso nascono i sentimenti. Chi può organizzi la giornata in modo da superare ogni imprevisto che alcune persone potrebbero provocarvi a causa della loro gelosia o semplicemente a causa della loro imperizia o incompetenza. È il momento meno opportuno per lamentarsi, piuttosto raccogliete tutte le vostre energie e producete uno sforzo nell'assecondarle. Se avete la sensazione che il tempo stia scorrendo velocemente, troppo velocemente, allora prendete in seria considerazione di prendere una pausa di riflessione e del tempo da dedicare unicamente a voi. Riordina le tue carte. Rivedi i conti. Non promettere cose impossibili. Non c'è molto da pensare oggi, ma solo molto da agire, fatelo però con l'abituale prudenza e buon senso. È inutile attendere gli eventi, fate da voi la vostra fortuna. Disagi e malumore nella coppia. Venere e la Luna si oppongono al dialogo tra partner e coniugi. Oggi per l'amore è una giornata complicata, soprattutto per gli amori clandestini. Giorno opaco e senza particolari stimoli, qualcuno vi potrebbe chiedere qualcosa in prestito. Fate in modo da essere sicuri che ve lo restituisca. La vostra mente sarà attiva e funzionale, riuscirete ad essere lucidi ed efficaci. È tempo di innovare con qualche idea fresca. Alimentare un po' di nuovi sogni ed esplorare filosofie rivoluzionarie. Luminosa la vita sentimentale per le nate alla fine del segno. Correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. Urano ancora dissonante tende a limitare in parte alcune vostre iniziative. Si tratta, però, solo di armi spuntate, propositi che rinvierete all'indomani. La famiglia vi impegna non poco, specie se siete genitori e se avete bimbi piccoli da crescere. Questo tuttavia accadrà anche nei rapporti in generale tra i parenti. Sarà la vostra generosità a trovare le soluzioni di armonia usando un pizzico di teatralità e divertimento che saprete immettere nel vostro clan. Con Luna e Venere dalla vostra parte non potete non ottenere qualcosa di speciale in amore. Questa sarà una giornata ottima per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, c'è parecchio nervosismo. Cari leoncini, oggi vi aspetta un'ottima giornata molto bella per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro siete un po' nervosi per un nuovo progetto che fa fatica a decollare. Il vostro carattere vi porta spesso a delle conclusioni molto pratiche ma poco realistiche, nel senso che vi capita di anticipare pensieri altrui che nessuno ha mai fatto. Correte troppo con la mente.
altri non hanno i vostri ritmi e le vostre necessità, per questo vanno a rilento. Voi non potete di certo pretendere che si mettano al vostro pari, altrimenti vi annoiereste a morte a non sapere più chi rimproverare. Giornata di fuoco non solo per le alte temperature, basta un'occhiata alle effemeridi per accorgervi di quanto sia caliente il vostro oroscopo con la luna arietina in trigono a Marte nel vostro segno, sostenuto dall'aria di Mercurio che attizza la fiamma, ma osteggiato da quella di Saturno in acquario che la contrasta per partito preso. Due energie forti, i due cattivi dello zodiaco, uno nel vostro segno e l'altro all'opposizione. Come sabato non c'è davvero male e per fortuna non è accompagnato dal numero 13. Amore ed Eros, innamoratissimi dall'alto vi aspettate il massimo e invece vi arriva di meno. Il partner infatti sembra lontanissimo, distante anni luce, forse guarda altrove o forse ha paura della forza dei vostri sentimenti e si difende come può. Più facili e spontanee le relazioni tra amici o con i parenti lontani. La distanza crea sicurezza e rende il legame meno impegnativo. Quando fate delle scelte importanti non pensate solo a voi stessi, regola d'oro che vale specialmente se le decisioni possono avere effetti anche sugli altri. Detto ciò, non resta che parlare con il partner. Marte in congiunzione può rendervi polemici con la persona amata, specie se nati dal 29 luglio al 4 agosto. Sapete come prendere chi vi vuol bene e potete guadagnarvi, con la vostra esplosiva solarità, la sua completa fiducia. Chi di voi è un cuore solitario, si proietti nei cambiamenti che il presente gli offre, accettando inviti a feste e a uscite fuori con persone nuove e diverse. Un pirotecnico Mercurio in Gemelli sarà l'artefice di un incontro che avrà il potere di cambiarvi la vita, in special modo se appartenete alla seconda decade. Lavoro e denaro, altro punto caldo della giornata, vi impegnate come matti fino a sera senza staccare mai, perché da voi stessi pretendete il massimo e non siete gli unici a farlo, anche gli altri da voi si aspettano moltissimo, lanciandovi occhiate di rimprovero quando per qualche ragione non riuscite a raggiungere i livelli abituali. Solidarietà solo da parte di qualcuno dei colleghi che crede in voi e vi ammira, di detrattori comunque ne avete parecchi. Invidiosi non vedono l'ora che facciate qualche passo falso per darvi contro. Siete fortunati negli investimenti. Datevi da fare sul lavoro e mostratevi ai capi. Riuscirete a soddisfare le vostre esigenze e a trovare un'opportunità consona al vostro modo di essere. Ricordate che Urano è sempre contrario dal segno legato al denaro, il Toro e vi invita oggi a stare attenti con le spese, specie se di tipo edonistico. O ancora se svolgete un lavoro di commercio, siate vigili nel manovrare il denaro. Benessere, nonostante la stanchezza comunque siete pronti ad affrontare il tragitto dalla casa di città a quella di vacanza, non vedete l'ora di uscire dal contesto abituale, incontrare delle persone con cui avete ormai fatto gruppo e che rivedete ogni sabato, organizzare qualcosa di divertente e insolito insieme. Tenete conto però che oggi siete piuttosto nervosi e basta una minima contrarietà, un ostacolo sulla strada, un rallentamento per mandarvi su di giri. Mal di schiena e di testa possibili, evitate di strafare. È consigliabile ridurre un po' i vostri ritmi, ultimamente troppo sostenuti, se non volete finire col rimanere a corto di energie. Cominciate a moderare già da oggi la vostra giornata per non finire KO. Per lei. Arrabbiatissime col vostro lui e ne avete ben d'onde, vi fate trovare docciate, profumate, con un baby doll sexy modello Marilyn e lui che fa? Stappa una birra e accende la TV per godersi la partita. Per lui, vita spericolata sì ma solo quando ci sono le condizioni, dunque in auto o in moto niente sciocchezze. L'insidia c'è, anche se cantando a squarciagola, contenti del weekend che vi aspetta. Non ve ne accorgete subito. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.